Salve ragazzi, sono Kata e quest'oggi sono qui con un nuovo video della mia serie sulle grandi storie videoludiche. Questa volta, dopo aver parlato di tre giochi che ormai sono già più di 10 anni che sono presenti sulle nostre console e nei nostri PC, oggi vi parlerò di due saghe, anche se sono molto brevi perché hanno solo due capitoli ognuna, due saghe uscite da poco tempo. Cioè cominciate nel 2009, quindi 3 anni fa. E queste saghe sono quella di Infamous e quella di Prototype. Ho deciso di parlare di queste due saghe perché sono due tra le mie saghe preferite. E poi hanno anche molte cose in comune, come ad esempio sono entrambe open world, e poi quindi entrambe free roaming. E poi entrambe sono uscite nello stesso anno e su console quasi simili, anche se Infamous è un'esclusiva di PlayStation 3, mentre Prototype è uscito su Xbox, PlayStation 3 e anche su PC. Infamous è un videogioco sviluppato in esclusiva per la console Sony PlayStation 3, dalla Sucker Punch Productions. Il gioco è stato annunciato da Sony nell'E3 del 2007 ed è stato pubblicato in Europa il 29 maggio del 2009 e in America il 26 maggio del 2009. Poi, nel giugno 2011, è stato pubblicato il sequel, cioè Infamous 2. Si vedono poliziotti per le strade. Sono morti o troppo impauriti per affrontare le bande che imperversano ovunque. Fuori le cose andavano male. Ma dentro di me, qualcosa stava iniziando. All'inizio avevo paura. Capivo che non c'era nessuno con cui parlare, con cui confrontarmi. Ma con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Cole è un fattorino appassionato di parkour. Sta trasportando un pacco quando viene chiamato dal suo capo, che gli dice di aprirlo. Immediatamente un'esplosione devasta l'intera città, lasciando pochi sopravvissuti, tra cui lo stesso Cole. Miracolosamente salvo, cerca di raggiungere l'altra parte del ponte, ma una serie di fulmini iniziano a cadere intorno a lui, facendolo andare in coma. Pochi giorni dopo, in ospedale, Cole si accorge di avere misteriosi poteri legati all'elettricità, che lo rendono molto più forte e agile del normale. Intanto, la situazione in città continua a peggiorare. I mietitori, cioè bande di tossicodipendenti e criminali, si sono impadroniti della città, grazie al caos che si è diffuso dopo l'esplosione. Come se non bastasse, il governo, per evitare di sprecare risorse umane per liberare la città dalla morsa del crimine, ha letteralmente isolato dal resto del mondo Empire City, che
al fine di evitare un contagio biologico, condannando i cittadini a morire di fame e sete. Ad Empire City viene diffuso un video che mostra Cole, quale responsabile dell'esplosione, che ha devastato la città. Lasciato da Trish, che a causa del giovane ha perso la sorella, decide di evadere dalla città, superando il posto di blocco presso lo Stanton Bridge. Gli agenti governativi, tuttavia, non si fanno scrupoli a uccidere i manifestanti che erano con lui. Cole e Zeke riescono miracolosamente a salvarsi. Cole viene contattato da Moya, un agente dell'FBI, che gli fa una proposta. Se la aiuterà a trovare suo marito John, disperso da Empire City, lei permetterà a Cole di uscire dalla città. Cole accetta e in seguito verrà a sapere che la causa di tutto ciò che sta succedendo ad Empire City è opera dei primogeniti, un'organizzazione che mira al controllo del mondo. Scopre altresì che l'ordigno che ha causato la devastazione di Empire City si chiama Raggiosfera, un dispositivo che può assorbire l'energia neurale delle persone. Toccherà a Cole decidere il destino della città e, forse, quello del mondo intero. Si ritrova anche a prendere decisioni difficili, molte delle quali caratterizzano la sua reputazione, le reazioni della gente e soprattutto Trish. Cole si ritroverà ad uccidere Alden, il figlio del capo dei primogeniti, privato proprio da Kessler della sua eredità. Kessler è una figura misteriosa, oscura e crudele. C'è lui dietro la morte di Trish e dietro l'uso della raggiosfera. Prima della battaglia finale contro Kessler, Cole, aiutato da John che finalmente si è rivelato e che nulla ha a che fare con Moya, avrà nelle sue mani la raggiosfera. A lui la decisione se utilizzarla o distruggerla. Cole, dopo aver sconfitto Kessler, riesce a vedere la storia dello stesso avversario, realizzando finalmente che la persona contro cui ha combattuto tutto quel tempo era nient'altro che se stesso, venuto dal futuro per evitare l'ascesa e il potere della bestia, un non meglio specificato nemico. Avevo mollato il college e mi ero trovato un lavoro come fattorino, più che altro per far incazzare i miei genitori. Ero uno dei tanti, invisibile, un tizio che porta pacchetti a gente sconosciuta. Poi un giorno, un pacco ha trovato me. Sono morti in migliaia. 5 quartieri ridotti in macerie. E al centro, solo io. Vivo, ma cambiato. Era impossibile capire cosa stesse succedendo. Empire City era in quarantena, un vero inferno. Sono iniziate a spuntare altre persone dotate di poteri e stava a me ristabilire l'ordine. Scoprire chi mi aveva consegnato quel pacco e perché. Persino il mio migliore amico mi ha tradito, smanioso di sviluppare anche lui dei superpoteri. In ogni caso, alla fine ho trovato il responsabile, Kessler. Mi ha spiegato tutto con una visione, mostrandomi il futuro. Sta arrivando una bestia. Un mostro che solo io posso sconfiggere, a patto che sia abbastanza forte e preparato per affrontarlo. Un mese dopo ho incontrato Lucy Kuo. Non so come, ma sapeva già tutto sulla bestia. Era venuta per aiutarmi. Ha detto che un suo amico, il dottor Wolf, aveva lavorato sul prototipo della raggiosfera e soltanto lui era in grado di amplificare i miei poteri. Non mi restava che seguirla fino a New Marais. Mi servono quei poteri. La bestia sta arrivando. E io sarò pronto. 2 anni dopo, nel giugno del 2011, esce Infamous 2, prodotto dalla stessa Sucker Punch. Dopo aver sconfitto Kessler nel primo capitolo della saga, Cole incontra un agente della NSA, Kuo, la quale lo convincerà a partire verso New Marais per incontrare Wolf, uno scienziato che è riuscito a costruire un macchinario in grado di amplificare i suoi poteri e così da riuscire a sconfiggere la bestia. Arrivato in città, incontra lo scienziato che gli consegna un congegno da lui inventato, l'RFI. Per usarlo ha bisogno di diventare più potente ed è per questo che Cole comincia a cercare i nuclei esplosivi, ognuno dei quali gli fornirà un nuovo potere.
ma durante la sua ricerca, Quo viene catturata e portata in una palude sotto il controllo della milizia. Cole, dirigendosi lì, incontra Nix, una conduit, come lui, in grado di usare il fuoco a suo piacimento. Una volta aiutata a risolvere dei problemi, Cole si dirige da Quo e la libera, ma scopre che aveva qualcosa di strano. Era diventata una conduit, ma era in grado di manipolare il ghiaccio. Insieme ricominciano la ricerca dei nuclei, ma ad un certo punto Cole si troverà davanti a una scelta: o unire i poteri a Nix, che rappresenta il male, o scegliere Quo, che rappresenta il bene. Una volta scelto, oltre ad usare i soliti poteri, Cole potrà utilizzare anche quelli del conduit scelto, quindi quelli di Quo con il ghiaccio o di Nix con il fuoco. Durante la ricerca, Cole incontra John White, personaggio del primo capitolo, il quale gli offre il potere di vedere la presenza delle epidemie nelle persone. Ed è qui che Cole capisce che John non è una persona normale, come pensava, ma era un conduit. Ma scoprì anche che non era un conduit normale, ma la bestia, il quale uccide i civili per trasformare le persone normali in persone dotate di poteri. Ora tocca a Cole decidere cosa fare: aiutare la bestia ad attivare quanti più conduit possibili prima che muoiano a causa dell'epidemia, oppure aiutare Quo a fermare tutto questo. Il secondo gioco di cui parlerò è Prototype, un action adventure uscito per Sony PlayStation 3, Microsoft Xbox 360 e PC. Sviluppato dalla Radical Entertainment e pubblicata dalla Activision, il gioco è uscito nel 2009. Mercer, I'm the reason for all of this. They call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. Ago, someone released a lethal virus in Penn Station. I woke up in a morgue. Now I hunt. I kill. I consume. I become. I'm gonna find out who did this to me. And I'm gonna make them pay. Times Square. I'll call for Trent. That won't be necessary. Oh.
New York, 2009. Il gioco segue la storia di Alexander J. Mercer, che si sveglia in un obitorio dello stabilimento della Gente Corporation, una grande e influente compagnia multinazionale di ingegneria genetica e biologica, con base a Manhattan. Solo e senza memoria, Alex scappa e cerca di recuperare i suoi ricordi per sapere cosa esattamente è successo. Presto scopre di possedere potenti abilità mutaforma che gli permettono di aumentare la velocità, la forza, l'agilità e durezza superumane e la capacità di consumare persone per acquisire i loro ricordi, abilità e aspetto. Con nessun ricordo della sua vita precedente, Alex è costretto a consumare quelli legati alla cospirazione per scoprire la verità. Durante il suo viaggio, Alex affronta due fazioni agguerrite e spietate: le forze militari americane, tra cui i Marine e i Black Watch, una unità senza scrupoli di forze speciali di Fort Detrick, dedicata al combattimento biologico, e gli infetti, mutanti feroci e zombie senza cervello, creati da uno strano virus che si sta espandendo in tutta Manhattan, seminando il panico assoluto. Il capitano Robert Cross, un ufficiale Black Watch, ha l'ordine specifico di trovare e catturare Alex, al quale è stato dato il nome in codice di Zeus. Alex si reca in contatto con sua sorella, Dana Mercer, che lo assiste, rintracciando per lui obiettivi e che lo possono legare al proprio passato, guidandolo nell'infiltrazione nei quartier generale della Gentech. Alex trova una giovane donna di nome Elizabeth Green, contenuta in isolamento a livello 51 dell'edificio. Green è portatrice ospite del virus. Una volta liberata da Alex, il quale credeva che lei fosse la chiave di tutto, il virus si propaga su tutta Manhattan. Dana dirige quindi Alex da Karen Parker, la sua ex ragazza, ora dottoressa e scienziata. Ella accetta di aiutarlo a fermare il virus, ma invece lo porta a una trappola, in un alveare infetto, dove viene affrontato da Cross. Durante la loro battaglia, ad Alex viene iniettato un parassita cancerogeno che minaccia di ucciderlo, nutrendosi letteralmente della sua linfa vitale e sottraendogli, poco alla volta, i suoi poteri principali. Alex cerca aiuto dal dottor Ragland, un patologo legato alla Gentech. Ragland lo aiuta a rimuovere il parassita e a trasformarlo in un'arma contro Green. Tuttavia, usarlo su Green è servito solo a creare il Cacciatore Supremo, un essere mostruoso che Alex uccide. Con l'accrescere della cospirazione e con l'assistenza di un misterioso contatto, le origini del virus e di Elizabeth Green sono scoperte. Nel 69 il governo effettuò dei test sul virus a Hope, in Idaho, creato per colpire razze predeterminate. Il virus però mutò in qualcosa di più pericoloso e con l'intera popolazione infettata. Elizabeth Green fu la sola sopravvissuta. Un'anomalia nella biologia del suo corpo accettò il virus, riscrivendo il suo codice genetico insieme a quello del figlio mai nato, designato come Paria. La restante popolazione di Hope venne liquidata senza pietà dai Black Watch. Green e Paria vennero tenuti in cattività per ulteriori ricerche. Poco dopo Alex scopre il suo passato. I Black Watch chiusero il progetto della Gentech a causa di una fuga di notizie e ordinò l'eliminazione di tutto il personale. L'impiegato della Gentech, il dottor Alex Mercer, prese campioni del virus, la variante DX1118 chiamata Blacklight, come assicurazione. Alla fine, inchiodato dai Black Watch alla Penn Station, decise di portarne con sé quanti più possibile, distruggendo la fiala e rilasciando il virus. Venne ucciso dai soldati, collassando sulla fiala rotta. Il virus quindi consumò fulmineamente il corpo di Alex, rianimandolo, usando le sue cellule per preservare la sua esistenza e creare una nuova entità, con abilità inumane. Viene successivamente scoperto che fu questo a causare l'infezione che sta propagando per Manhattan, che passò da Mercer al resto della popolazione. Svegliandosi poi nell'orbitorio dell'inizio, il clone del virus Zeus si riteneva Alex Mercer. Il contatto e Alex pompano il nuovo agente biologico Bloodtox dalla metropolitana nel tentativo di guidare il virus nascosto in superficie, dove può essere combattuto direttamente, causando l'emersione di Elizabeth Green,
come un'enorme mostruosità. Green passa dalla forma mostruosa alla forma umana una volta sconfitta e viene consumata da Alex. Attraverso le sue memorie apprende che il generale Peter Randall, a capo dei Black Watch, si prepara a distruggere Manhattan con un dispositivo nucleare. Il contatto, rivelatosi dopo essere Cross e Alex, si infiltrano sulla portaerei USS Reagan per fermarlo. Una volta a bordo, Alex consuma Randall, ma Cross si rivela essere il cacciatore supremo ibrido, essendo sopravvissuto alla battaglia precedente, e ha consumato il vero Cross per avvicinarsi a Mercer, in un tentativo di consumarlo e diventare ancora più potente. Mercer sconfigge il cacciatore supremo ibrido e getta la bomba nell'Atlantico, dove esplode senza causare vittime, ma l'onda d'urto colpisce l'elicottero dove si trova Alex, distruggendolo. I suoi resti volano fino in città, dove si rigenera dopo aver consumato un corvo. I looked for the truth. Found it. Didn't like it. Wish the hell I could forget it. Alex Mercer. The city suffered for his mistakes. For what he did at Penn Station. And whoever he was, that's a part of me. Because when I close my eyes, I see the memories of a thousand dead men screaming as I take their lives. Moments I'll relive forever. What have I become? Something less than human? But also something more. E poi voglio andare ancora sulle montagne russe. D'accordo, tesoro. Ti porteremo sulle montagne russe non appena tornerò a casa. Ora dormi, perciò dammi la buonanotte e passami. Ok, notte, papà. Ti voglio bene. Da quando siamo tornati non fa che parlare delle montagne russe. Avrei tanto voluto esserci. Sì, sarebbe stato bello. Mi manchi, Jimmy. Manchi a tutte noi. Anche voi mi mancate, amore. Gli scienziati dell'industria Gentech stanno ancora cercando una spiegazione per l'evento comunemente noto come l'epidemia. Sul luogo sono arrivate le forze speciali governative conosciute come Black Watch. Pensavo che ormai fosse tutto finito, ma ora dicono che c'è di nuovo in giro quella specie di virus. Ehi, cerca di stare tranquilla, ok? Sarò a casa tra un paio di settimane e poi magari andremo a stare da tua madre, finché non avranno sistemato le cose. Ieri notte a Central Park, una donna e due ragazzi sono stati uccisi da ciò che i testimoni oculari hanno descritto come un morto vivente. Per i dirigenti della Gentech, l'assalitore è stato infettato da quello che molti chiamano il virus Mercer, ritenuto debellato dall'anno scorso. Ormai quando guardo fuori dalla finestra vedo solo truppe della Blackwatch. Hanno chiuso la scuola di Maya. Io non so se dovremmo restare qui. Dicono di stare tranquilli, di non causare panico. Allora state tranquilli e non causate panico, d'accordo? Sarò da voi domani sera. Poi prenderemo Maya e andremo da tua madre, ok? Se hanno contenuto il problema, non c'è motivo di dubitare di loro, no? Il 24 aprile 2012, sviluppato da Radical Entertainment e pubblicato da Activision, esce Prototype 2, il seguito di Prototype. La storia di Prototype 2 inizia dopo gli avvenimenti di Prototype, accaduti nella città di New York, la quale sarà di nuovo l'ambientazione del gioco. La storia inizia raccontando di James Heller, un soldato che, durante l'epidemia scoppiata a New York, si trovava in una missione militare all'estero. Heller chiama costantemente la famiglia, moglie e figlia, e rimane sempre aggiornato sugli avvenimenti. Purtroppo, quando riesce a tornare nella metropoli, l'espansione del virus è già in uno stato avanzato e scopre che la sua famiglia è stata uccisa. Scopre anche che l'epidemia è stata causata da Alex Mercer, il protagonista del primo gioco. Dopo questi eventi, giura vendetta verso Mercer. Heller si arruola quindi nelle forze armate che combattono a New York per contrastare l'epidemia
e, mentre si trova con altri militari su di un blindato militare per perlustrare una zona calda della città, viene attaccato da Mercer. Il protagonista rimane l'unico sopravvissuto e cerca inutilmente di inseguire Mercer per ucciderlo con il suo coltello. Alla fine Mercer, senza sforzo alcuno, infetta Heller, trasmettendogli i suoi poteri. Il soldato viene quindi soccorso dai militari e portato in un laboratorio della gente, dove vengono fatti alcuni esperimenti sul suo corpo. Heller riuscirà però a sopravvivere e a scappare dal complesso. Fuori da esso incontra di nuovo Mercer, il quale gli spiega che non è stato lui a causare l'infezione, ma la stessa gente, e gli chiede di aiutarlo a distruggerla. A questo punto Heller si reca nel suo vecchio quartiere per chiedere consiglio a un suo vecchio amico, il prete Padre Guerra, il quale conferma la storia di Mercer. Da qui in poi inizieranno i vari tentativi di James Heller di sabotare la gente. Quest'ultimo scoprirà inoltre una cospirazione all'interno della stessa compagnia farmaceutica, iniziata da Mercer stesso, il quale ha infiltrato nei ruoli chiave della compagnia alcuni infetti evoluti, ovvero individui con poteri simili ma minori ai due protagonisti. James Heller scoprirà poi, con l'aiuto di Padre Guerra e di una informatrice, del nome in codice Athena, che in verità è stato proprio Mercer a causare l'infezione, e che non vuole solo distruggere la gente, ma anche il resto dell'umanità. Così il protagonista inizierà ad eliminare tutti gli evoluti per sabotare i suoi piani. Mercer, per vendicarsi del tradimento dal soldato, ucciderà Padre Guerra. Incapace di portare avanti la sua crociata contro Mercer, Heller riceverà dal telefono del prete una provvidenziale chiamata da Athena. Si rivelerà essere Dana Mercer, sorella dell'antagonista e vecchia conoscenza del primo gioco. Heller si recherà così nella zona rossa per trovare Dana. Una volta trovata, la ragazza sarà disposta ad aiutare il soldato, al quale rivela anche che sua figlia Maya è viva. Inizierà così un'altra operazione di ricerca della famiglia insieme a Dana. James dovrà contrastare la gente che vuole distruggere l'intera zona rossa con degli elicotteri dotati di armi termobariche, che metterebbero a rischio l'incolumità della figlia. James riuscirà poi, attraverso un agente dell'FBI, a ritrovare Maya. Verso la fine ci sarà il fatidico scontro con Mercer, il quale consumerà tutti i suoi infetti evoluti rimasti per diventare più potente. Heller, dopo aver sconfitto e consumato Mercer, gli lascerà molti tentacoli per tutta la zona rossa, assorbendo il virus e gli infetti, ma causando parecchi danni nell'area. La fine si conclude con James Heller insieme a Dana e sua figlia. E così terminano queste serie. Però io vi volevo lasciare con una domanda. Cioè, se anche a voi sono piaciute queste serie, se anche voi aspettate magari il terzo capitolo, e se anche voi avreste messo queste due piccole serie in mezzo a quelle che ho già, a quelle serie per cui ho già fatto video, come ad esempio Zelda, Fallout e The Elder Scrolls. Ultima domanda, volevo chiedervi qual è il vostro gioco preferito tra quelli che ho citato prima, quindi tra i capitoli di Infamous e Prototype, e poi qual è il vostro personaggio preferito di questi quattro giochi, quindi Alex Mercer, James Heller oppure Cole McGrath. Questi sono, come ripeto l'ennesima volta, sono due giochi che a me sono piaciuti moltissimo, cioè sono in realtà quattro giochi, però due saghe che a me sono piaciute moltissimo rispetto agli altri giochi simili. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi anche dal mio canale e ci vediamo al prossimo episodio.